tutti, oggi sono qua per parlarvi di Ready Player One di Ernest Cline. Io ho letto questo romanzo un paio di anni fa e mi era piaciuto veramente tantissimo. Se siete curiosi vi lascio la recensione nelle schede qua sotto in descrizione. Oggi torno a parlarvi di questo romanzo per scoprire meglio l'ambientazione e i personaggi. Infatti oggi 7 novembre esce la nuova edizione per la De Agostini di questo romanzo e quindi è stato organizzato un blog tour a cui partecipo anche io. Come ogni blog tour che si rispetti, al termine ci sarà un giveaway, verrà messa in palio infatti una copia del romanzo per chi seguirà tutte le tappe. Vi lascerò tutte le indicazioni, tutte le regole, tutti i blog che partecipano a questo blog tour in descrizione, quindi mi raccomando dateci un occhio. Ready Player One è ambientato nel 2045, il mondo è andato incontro a una crisi economica, cambiamenti climatici disastrosi, sovrappopolazione, esaurimento delle risorse, insomma sta andando tutto alla malora tranne la tecnologia che invece si è evoluta tantissimo e anzi è nato Oasis, una sorta di gioco o piattaforma online in cui le persone si rifugiano. Molte cercano proprio lavoro online grazie ad Oasis e conducono le proprie vite quotidiane. Quindi non è semplicemente un gioco virtuale, un gioco di ruolo, ma è proprio uno strumento utilizzato anche per il lavoro, per l'educazione, per la scuola. Ovviamente tutto è molto più bello su Oasis perché si può creare un personaggio da zero, quindi con le caratteristiche che si preferiscono. Inoltre non ci si deve scontrare con la dura realtà. Infatti ad esempio a scuola i bulli non possono far del male, le parolacce vengono filtrate. È come se fosse un'enorme galassia virtuale in cui ci sono tanti diversi pianeti, missioni, giochi, avventure. Tutta questa tecnologia, fantascienza, va poi a scontrarsi a quella che è l'anima vera e propria del libro, che si rifà alla cultura pop anni 80. Infatti l'inventore di Oasis, ovvero Halliday, ha una grandissima passione soprattutto per i giochi, i film, telefilm e quant'altro che riguardano gli anni 80. Ed è proprio questo personaggio che dà vita alla storia, perché Halliday, oltre ad aver inventato appunto questa piattaforma, all'inizio del libro muore e ha una grandissima eredità che però non viene assegnata a nessuno, ma viene organizzata una sorta di caccia al tesoro. Questa ricerca all'egg di Halliday smuoverà veramente chiunque, perché si parla di una cifra non indifferente. Fra i tanti hunter, ovvero i ricercatori e i cacciatori all'interno di questa caccia al tesoro, c'è Wade Watts, nonché protagonista e voce narrante della storia. Tutto quello che ci viene raccontato passa attraverso i suoi occhi e Wade è un ragazzo rimasto orfano che vive con la zia e il suo compagno abbastanza violento. Vivono in una sorta di baraccopoli, insomma il tasso di povertà è veramente alto e infatti la zia tiene Wade non tanto per affetto ma per ottenere dei buoni cibo in più. Dal momento che Wade vive in questa situazione molto difficile, si dà completamente anima e corpo a questo gioco. È il suo unico obiettivo nella vita, trovare l'egg di Halliday. È proprio molto appassionato di videogiochi, giochi in generale, ed è bello vedere come scopre pian piano, come ci parla delle sue passioni. È un vero e proprio nerd. Io l'ho apprezzato tanto per questo. Questo ragazzo quando può si rifugia su Oasis, dove viene chiamato Parsival, il suo nickname all'interno del gioco. Come dicevo poco fa, anche Wade partecipa alla caccia per l'Easter di Halliday. In particolare viene aiutato da H, che è il suo migliore amico, anche se non si sono mai visti all'interno del gioco, comunque sono tanto amici. Ma nel corso della storia conoscerà anche altri Gunter, in primis Artemis, che è probabilmente il mio personaggio preferito della storia, e conosce anche Shoto e Daito, due fratelli all'interno del gioco che sono diventati veramente famosi grazie alle loro missioni. Artemis inizialmente ci viene presentata come una sorta di blogger, perché infatti ha un blog in cui condivide tutte le sue missioni, ricerche, scoperte fatte ai fini di ricercare appunto l'egg di Halliday. Artemis è una ragazza veramente spigliata, con una marcia in più, sicura, sarcastica. Mi è piaciuta veramente tantissimo e il suo rapporto con Wade è veramente molto interessante, soprattutto i messaggi che si scambiano mi facevano sorridere tanto. Alla caccia all'eredità di Halliday non partecipano però semplici persone, diciamo, comuni, ma anche delle vere e proprie aziende che mirano ad arricchirsi ed impadronirsi appunto della piattaforma, fra cui la IOI. Diretta da Nolan Sorrento, questa azienda si occupa di comunicazioni globali, gestisce l'accesso a Oasis e quindi mira ad acquisirne, diciamo, vero e proprio potere. Partecipano quindi anche gli impiegati di questa azienda, che vengono chiamati in gergo Sixer. Spero di avervi
incuriosito un po' parlandovi dell'ambientazione dei principali personaggi di questa storia, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate l'elenco di tutte le prossime tappe del blog tour dedicato a Ready Player One. Troverete non solo la recensione ma anche altre curiosità, contenuti riguardanti anche il film ispirato al romanzo che uscirà a breve. Vi ricordo inoltre che per partecipare al giveaway, quindi avere l'opportunità di vincere una copia di questo romanzo, dovrete seguire tutte le tappe del blog tour, essere iscritti ai canali, blog dei partecipanti e commentare le varie tappe. Comunque troverete tutto il riassunto, tutti i link dei blog che partecipano qua sotto in descrizione. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate voi di Ready Player One, se lo avete letto, se avete intenzione di leggerlo e se come me non vedete l'ora che esca il film. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!